Ciao ragazzi, ciao ragazze. Anzitutto scusatemi per l'acconciatura, però sono andata in bagno, ho lavato i capelli, me li sono asciugati e questo è il risultato finale. Non so neanche più come metterli perché da questa parte i capelli sono fin troppo lunghi che ho deciso di farli così, ho messo il fermaglio perché tanto tra poco devo uscire. E quindi, boh, fatemi sapere se sto bene, se sto male. Accetto tutto, non vi preoccupate, lasciatemi un commentino qua sotto. Allora, oggi avevo intenzione di fare un tutorial, però siccome qua a Milano il tempo è quello che è, in più andiamo incontro all'inverno, per cui con la luce naturale i colori non si vedono neanche più bene come prima. E tra l'altro i miei tutorial sono anche poco seguiti rispetto alle varie recensioni che faccio di solito, video tag o video haul. E tra l'altro sono anche lunghi rispetto alle altre ragazze che magari fanno tutorial da 5-6 minuti, ma per il semplice fatto che velocizzano i video. Voi sapete che io quando faccio un video, come viene viene, lo carico direttamente su YouTube senza avere dietro il separé, cose ecco eclatanti. Sono semplicemente in cucina con, in questo caso appunto, la luce artificiale, perché quella luce naturale nada. E ho deciso di fare d'ora in poi dei face of the day, così vi faccio vedere i vari make-up che ho con i vari prodotti e dirvi un po' come sono, eccetera eccetera. Così vi faccio vedere anche un po' i vari passaggi ed è come se fosse alla fine una specie di tutorial parlato anziché farvi vedere i vari passaggi step by step, ecco. Spero che l'idea vi piaccia, ovviamente non sarà una cosa per sempre perché poi l'anno prossimo con il bel tempo, ecco, spero di fare qualche tutorial anche se non sono una professionista. E nulla. Allora, questo make-up che sto utilizzando ormai da un bel po' di tempo a questa parte, me l'avete visto in alcuni video, infatti alcune ragazze mi hanno chiesto di fare il tutorial, e soprattutto Serena, alla quale mando un grosso beso, che tra l'altro l'ho vista domenica, mi ha chiesto di ricreare questo look e appunto gli ho detto semplicemente che avrei fatto un face of the day e quindi eccomi qua. È un trucco semplicissimo, tra l'altro tra poco devo uscire con la mia migliore amica che conosco da 20 anni più o meno, e niente, andremo all'Ocean perché devo prendere una borsa, lei deve prendere alcune cose e poi staremo fuori tutta la sera, ecco, andremo a mangiare fuori, poi saremo insieme. Per cui inizio. Per quanto riguarda la base, ovviamente ho deciso di utilizzare un primer, non lo uso sempre perché non va bene, e un attimo che lo prendo, ho utilizzato come primer questo qui di Sephora, che ha un 15 ml, molto buono, mi piace, fa durare tantissimo la base e ha un'azione lisciante, mattificante, ottima. Poi ho utilizzato, anziché un fondotinta ad alta copresa, anche perché ho pochi brufoli, ho utilizzato la crema colorata della linea New Reversa di 40 più Day di Avon, che mi sta piacendo tanto, è fatta così, è bianca, con all'interno delle particelle sul beige che appunto vanno a colorare leggermente il viso. Mi piace perché comunque lascia un incarnato naturale e non fa lo stacco netto tra viso e collo, c'è solo questa tonalità di questa linea e mi piace un sacco, quindi assolutamente un prodotto che vi consiglio. Poi, ovviamente l'ho stesa con le dita. Poi, sempre con le dita, ho steso un correttore di Bottega Verde, ormai è andata via anche la scritta, effetto camouflage, ed è questo correttore qui, molto buono, coprente, mi piace. E poi con questo pennello che è di Avon, ecco qui, ho utilizzato una cipria mattificante e ho utilizzato questa qui di Essence, la Fix & Matte, che mi piace tanto e che tra l'altro mi sta finendo purtroppo, comunque molto molto buona. Poi con questo pennello da blush di Zoeva, fa parte di un set che avevo acquistato tempo fa, ho steso questo che è un blush che si chiama Soft Plum di Avon della linea True Color, che è bellissimo e molto pigmentato, e questo è il colore, è un bellissimo rosa intenso ed è molto scrivente, infatti ne va applicato poco perché altrimenti si fa effetto Heidi ed è una cosa bruttissima da vedere. Poi per le labbra ho utilizzato semplicemente una matita, questa qui della Rimmel, la numero 050 Tiramisù. Ho fatto il contorno e poi l'ho sfumato dall'esterno all'interno. E poi semplicemente ho applicato un gloss di Kiko, l'Extra Volume, che è il numero 01. Un lip gloss volumizzante che di volumizzante non ha nulla, però l'ho applicato e questo è il risultato finale. Poi la sera è anche molto 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 più bello, fa più scena, ecco. Ed è semplicemente trasparente con dei glitterini e riflessi dorati. Poi, come primer ho usato il mio solito Stay Don't Stray di Benefit,
che anche questo mi sta abbandonando, però è un prodotto che non ricomprerò più perché costa. L'ho preso perché ne ho sentito parlare bene. È molto buono, anche perché copre, ha una consistenza e un colore uguale a un correttore. Io lo utilizzo come primer e mi trovo benissimo, non va nelle pieghe e appunto va anche a cancellare le varie discromie e rossori sulla palpebra. Poi, come base in più sulla palpebra mobile, ho utilizzato il numero 04 della Kiko. Se non sbaglio fa parte della collezione Lavish Oriental, comunque questo rosa qua, e l'ho applicato sulla palpebra mobile e l'ho steso con le dita. Poi, dunque, prendo la palettina della Kiko, ho utilizzato questa qui di una vecchia collezione, la Lavish Oriental numero 02, sui toni del Borgogna, e ho applicato con i pennelli di Essence, quindi pennelli facilmente reperibili e low cost. Con un pennello d'ombretto ho utilizzato questo rosa sulla palpebra mobile. Beh certo, se magari avvicino. Ecco qui. Questo qui, rosa, che ha dei riflessi dorati sulla palpebra mobile. Dopodiché ho applicato questo borgogna bello intenso nella piega e poi l'ho sfumato molto verso l'alto e anche verso l'esterno. Dopodiché ho applicato il marrone, anche questo col buco, un marrone con una punta di prugna verso la parte esterna dell'occhio. Poi cambiamo palette, ho usato la Bad Girl della Sleek Makeup, presa da Sephora a 9,90€. Io le palette le concio da fare schifo, sono tutte sporche, e ho utilizzato questo bianco luminoso come punto luce sotto il sopracciglio e qui all'angolo dell'occhio. Dopodiché ho utilizzato sotto una matita di pupa, la numero 26, questa qui mi è stata regalata da mia mamma da Limoni ed è un bellissimo oro, e ho fatto una linea sotto, colore questo, bello 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 intenso, anche come base ombretto è una matita ottima. E poi con un pennellino di eyeliner sono andata a prendere l'ultimo ombretto della palettina di Kiko, la Lavish Oriental, questo oro qui, e l'ho picchiettato sopra la matita. All'interno dell'occhio non ho messo niente, di solito metto una matita color prugna, una matita nera, anche color carne, anche marrone, insomma dipende. E poi sopra ho applicato questa matita che è la mia preferita, la numero 02 Hot Chocolate, marrone di Essence della linea Long Lasting Pencil. E a volte capita che applico dei glitterini sul viola della Mua, ecco, questo si chiama Sequine Queen, spero si veda, ecco qua. E come mascara ho utilizzato questo di Kiko, il Super Color, ed è il numero 05, che ha un bellissimo color borgogna. Questo è il risultato e questo è lo scovolino, che a me davvero piace un sacco. Il colore non si vede tanto così, però vi posso assicurare che con la luce naturale fa un bellissimo effetto ed è un trucco soprattutto che consiglio per chi ha gli occhi verdi, perché il borgogna o comunque il prugna fa risaltare tantissimo. Che cosa dire altro? Nulla, ho utilizzato con un pennellino di eyeliner questo marrone scuro che fa parte del kit per le sopracciglia di Essence e basta, mi sembra. Questo è tutto quello che ho fatto, né più né meno. Mi sembra di avervi detto tutto, sì. Forse magari al massimo aggiungerò qualcos'altro. Ovviamente ho applicato un po' di illuminante che ho lasciato di là e basta. Ovviamente sono ombretti questi che vi ho fatto vedere, facilmente reperibili anche di altre marche, anche da Essence potete trovare questi ombretti, Catrice, anche se non ho mai preso prodotti di Catrice perché da me non c'è Catrice, perlomeno da OVS dove di solito vado io. E insomma, comunque questo è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate con un commentino qua sotto. Io vi mando un grosso beso e ci vediamo sicuramente al prossimo video. Ciao!